La quarta edizione della Gran Fondo La Medievale Vidia Gourmet, che si è svolta domenica 30 settembre con partenza da Tivoli e arrivo a San Polo dei Cavalieri, è stata come al solito vivace e avvincente fino all'ultima salita. Circa 430 sono stati gli iscritti di una gara che ha confermato i numeri del passato e che ha riscosso l'ampio consenso da parte di tutti i partecipanti che hanno potuto pedalare nel Parco dei Monti Lucretili. La solita bella manifestazione organizzata dalla mia squadra e Alessandro Malagesi, Massimo Guerino, bella manifestazione come sempre, tanta gente pure quest'anno e niente, il sole ci assiste, bella giornata. Speriamo di divertirci, insomma, come sempre. L'organizzazione, parlando della Gran Fondo, è ottima. Tra l'altro sono un caro amico di Alessandro Malagesi, che saluto. E percorsi bellissimi, conosciutissimi. Poi per il resto il percorso da Licinese in poi è tutto da godere, una bella salita, diciamo facile, pedalabile. E poi dopo Orvinio è tutta una corsa per arrivare sotto alla salita finale, che lì è la vera sfida poi. Alla gara ha preso parte come ospite anche il corridore della T-Red Factory Racing, Facu Lezica, vincitore del ranking individuale FC Fixed e oro ai campionati panamericani su pista, il quale ha scortato i due corridori che hanno animato la corsa fin dai primi chilometri, Andrea Rosolia e Pietro Cappuccilli. Sì, un po' dura perché è con, un po' così con... con Honda, però no, questa come questa non lo so, dopo abbiamo fatto un ritmo non tranquillo, però che sicuro di arrivare qua con forza per finire qua in una volata o come arriviamo adesso. Abbiamo creato questa Gran Fondo per far conoscere una parte del Lazio che di solito non si conosce. Il nome La Medievale nasce proprio da quello, dal castello che ho alle spalle, che è qui all'arrivo di San Polo, come il castello di Nerola, di Licenza, la stessa porta medievale di Orvinio. E quando qualcuno, passato l'arrivo, ti dice bei paesaggi, bei scorci, dico ok, stiamo andando nel verso giusto. Gli amici di Tivoli sono da onorare come tutti gli anni, assieme allo Scudetto Campano hanno fatto una grande intesa e quindi ci hanno regalato questa giornata di divertimento e grande organizzazione, e che Dio ce la mandi buona in questo percorso bellissimo. Noi conosciamo il percorso perché noi siamo indigeni, siamo qui da Tiburtina, quindi penso che conosciamo pure le buche di questo percorso, sì. Mi sembra insomma degli ottimi, insomma un'ottima gara e bei posti sicuramente. Tanta voglia di ringraziare gli organizzatori di quello che ormai è diventato un appuntamento importante per lo sport tiburtino e non solo per lo sport, perché l'entusiasmo degli uomini, delle donne più o meno giovani che hanno scelto questa cornice per dare il meglio di se stessi è veramente un regalo bello alla comunità, e io spero che la comunità sappia dare a sua volta quanto di migliore c'è in questi territori. Comitato organizzatore della SD Ciclismo Lazio, oltre ad esprimere soddisfazione per la perfetta riuscita della gara, vuole augurare una pronta guarigione ad Andrea Vessella e Sergio Casamatta, purtroppo caduti durante la competizione.
ringrazio pubblicamente le forze dell'ordine che, come mi hanno detto, sono state praticamente perfette. Ringrazio tutti gli amici, perché non sono volontari ma sono amici quelli che sono venuti a darci una mano, gli amici della Tibur Bike Team di Mauro Biscossi, i miei, la Ciclismo Lazio, dico miei perché è l'associazione che organizza, e quindi di conseguenza mi sento di ringraziarli, sia chi ha corso che quelli che invece si sono, cioè, sono stati con noi a darci una mano. La gara ha fatto parte anche del circuito scudetto campano. La Gran Fondo La Medievale è sostenuta dallo sponsor principale Vidia Gourmet, azienda di Latina specializzata nella distribuzione di olio extravergine di oliva, realizzato interamente con olive locali, confetture, oli aromatizzati e sottoli. Ringrazio oltre la macchina organizzativa, perché ho detto amici, familiari, parenti, cugini, la mia famiglia in toto, gli sponsor perché permettono loro di andare avanti. Molto importante anche il sostegno di Più Vista, fabbrica degli occhiali, centro commerciale Tiburtino, assicurazioni generali, agenzia generale di Tivoli, agente Alessandro Fiorini, Cycling Caffè, Selle Prologo e Gio Calzature. Ultima, ma non per importanza, la fattiva collaborazione con l'amministrazione comunale di San Polo dei Cavalieri, che oltre ad ospitare l'arrivo della gara, mette a disposizione il borgo cittadino alla logistica dell'evento. Sentendo a botta calda i giudizi degli altri, anche quest'anno è andata bene, dai. Abbiamo fatto i numeri dello scorso anno, quindi 420 iscritti, è andata bene così, è andata benissimo secondo me, considerando il finale di stagione. Nel finale Sivo è stato bravissimo ad avvantaggiarsi sugli altri corridori con una vera e propria fucilata. In seconda posizione chiude Rosolia, terzo Cappuccilli. Se ne sono andati in tre, io grazie a Roberto Cesaro mi ha detto di sganciarmi perché era il momento più decisivo della gara, e così in quattro siamo andati di comune accordo fino alla salita finale. Avevo visto il finale perché quando siamo arrivati stamattina la gamba non era proprio delle migliori, però come è successo ieri col bronzo che abbiamo vinto con la Guterzo, a volte si pedala più di testa che di gambe, e così ho raccolto questa bellissima vittoria. Faccio i complimenti veramente all'organizzazione perché è stata una gara davvero fantastica, una gara che merita. Una veramente organizzata nel migliore dei modi, conosco Alessandro Malagesi, già l'anno scorso ci teneva che io partecipassi a questa gara, però la mia stagione l'anno scorso si concluse un po' in anticipo e quest'anno ci tenevo davvero. Ho lanciato la fuga dal 20° chilometro, mi hanno raggiunto altri due e poi si è agganciato Marco Sivo che oggi l'ha spuntata, e faccio i miei complimenti. Devo essere sincero, non mi aspettavo di avere questa condizione a fine stagione, oggi era l'ultima gara in programma e va bene così, mi sono fatto un bel regalo e comunque non pensavo di sostenere tutti questi chilometri in fuga, va bene così. Tra le ragazze domina Loretta Giudici, che ha superato Zeira Aimi e Simona Pagni. Bel percorso, salite lunghissime, quindi adatti sicuramente al mio stile di pedalata, e l'arrivo a San Polo, magnifico, mi ha permesso di staccarmi dal gruppo e di arrivare in testa. Gran fondo magistrale,
le strade, forse le migliori di Roma, tra tutte le Gran Fondo che abbiamo fatto, non sono così disastrate, anzi abbiamo avuto di peggio tra le Gran Fondo vicino Roma. Una bellissima Gran Fondo, ringrazio l'organizzazione e tutti quelli che hanno contribuito a rendere questa Gran Fondo finale una degna chiusura di stagione. Penso che la data dell'ultima domenica di settembre sia quella ideale, ricalcando un po' quella di quest'anno. Qualcuno mi dice falla prima, qualcuno mi dice anticipala ad aprile, no. Per rispetto anche degli altri organizzatori penso che sia più giusto scegliere una domenica e portare avanti quella data, insomma.